Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su War Mongrels, detto anche i bastardi di guerra, un gioco ambientato nella seconda guerra mondiale, precisamente sul fronte orientale. È un gioco che potrete giocare dal 19 di ottobre, e dato che non è ancora uscito non so dirvi il prezzo, ed è un gioco che potrete giocare anche in cooperativa per due giocatori. Arriva dagli stessi sviluppatori di Ancestor Legacy, gioco strategico che avevo portato qualche anno fa, ed è un gioco con un'elevata, a detta loro, rigiocabilità, perché in gioco si potranno creare varie situazioni. È un gioco che, visto così, mi ricorda un pochino un Commandos, ma un po' più action. Lo proviamo insieme. Dato che questa è una versione di, diciamo, anteprima, credo sia limitato a un paio di capitoli della storia. La storia è basata su eventi reali, quindi vi potete anche fare una cultura, se siete studenti magari, con date, con nomi, insomma, però iniziamo il capitolo. Insieme ci sarà una sorta di tutorial. Si chiama Vigliaccheria perché dovrebbe essere la storia di due disertori. Gioco in italiano. Mi piacerebbe sentire la storia dettagliata di te e dei tuoi compagni. Abbiamo un sacco di tempo. Sembra un interrogatorio. Come ci si può aspettare, non sono particolarmente felice di condividere tutto questo. Ho cercato di dimenticare tutto negli ultimi 10 anni, eppure giuro sul mio onore, sarò sincero. Desidero liberarmi di questo peso. Allora, per favore, proceda allora. Iniziò nel giugno del 44, quando le forze alleate sbarcarono con successo in Florida. Ci tolsero già molti territori in Florida. Ho letto male io, Normandia. All'epoca stavamo anche perdendo... Va veloce, Ivan ci stava colpendo duramente. Ma il Führer ha cercato ostinatamente di salvarsi la faccia a nostre spese. Faccio fatica a leggere perché è veloce. Eravamo già da 3 anni sul fronte orientale. 3 lunghi, orribili anni. A quel punto tutto era diverso. Sai cosa vuol dire vivere ogni giorno con una sensazione costante che sei già morto per questo mondo? Se non riesco a leggere, sono veloci i sottotitoli. Questo è un peccato. Io e Ewald siamo stati testimoni terribili durante il ritiro delle nostre forze. Non riuscivo a capire come si applicassero i principi e la dignità dei soldati tedeschi. Noi. Bello il disegno così. Eccoli i disertori. Sono finito in Star Ballone, una compagnia penale. Ed è così che è iniziato tutto. Eh sì, perché non hanno sparato. Da quello che dicono nella pagina Steam, il sonoro dovrebbe essere eccellente. Ci stanno portando una colonia penale. E stanno cercando di riabilitarci, probabilmente mandandoci in missione. Ok. Non vuole mettersi il casco. Graficamente molto carino, devo dire. Siamo vivi. Ah,
Ok, siamo sotto attacco. Allora, tenere premuto il pulsante destro del mouse, trascinare sopra i personaggi per selezionarli entrambi. Anche Ctrl A funziona, come la selezione di tutto su Windows, seleziona tutto, ok. Spostati qui, dai loro un ordine con LB, quindi il tasto sinistro del mouse, li stiamo spostando nella, sotto la trincea. Cambiare la posizione del personaggio per avere spazio, quindi li facciamo alzare in piedi. Si sono fermati, eins, zwei, drei. Sì, ma stanno arrivando anche quei carri armati. Zitto, dobbiamo correre. Ok, muoversi più velocemente, fare doppio clic. Ok, vai, date. Ok. Ci spostiamo velocemente. Sarà un gioco anche stealth, ovviamente. Potremmo anche cambiarci i vestiti da quello che ho visto. Quindi mimetizzarci. Ok. Siamo tra due fuochi adesso. Usa l'abilità mani nude su di lui. Cliccando. Usa l'abilità mani nude su di lui. Premo lui. E clicco con questo. Seleziono l'abilità. E poi la uso su questo. Di Ewald. Sì. Seleziona Ewald, seleziona l'abilità mani nude e cliccandola col sinistro del mouse. Ok. Ogni personaggio ha le sue peculiarità, le sue abilità. Deve essere fighissimo giocato in coop. Hanno invaso il villaggio. Vedi quella moto? Prendiamola e andiamocene da qui. Ok, aspetta, abbiamo appena disertato l'esercito, una qualsiasi delle nostre pattuglie potrebbe farci imprigionare. Dobbiamo sbarazzarci delle nostre uniformi, e qua c'è la meccanica che vi dicevo, quindi bisogna andare là e prendere uniformi russe. No, uniformi a contadino russo, tra l'altro. Ok, premo la telecamera, usa il tasto VASD, tasto centrale per trascinare, clicca sull'avversario col tasto destro per mostrare nel campo visivo. Quindi noi siamo questi, clicco su di lui, ok, questo classico, grande classico. Tieni premuto il tasto CTRL e clicca col tasto LB sulla bottiglia per raccoglierla. Ma dov'è la bottiglia? Ah, ok. Allora. Andate. Ah, uno dei due. Credo solo uno dei due, sì, Ewald. Credo solo lui possa raccogliere. Ah, ma eravamo qua dietro, so che pirla che sono. Prendi la bottiglia di moonshine. Ok, gettare la bottiglia piena di moonshine per attivare e attirare i nemici verso di essa. Soccombranno sicuramente la tentazione. Ok, quindi ritorna qui. Ma dove devo lanciarla? Ah, devo lanciarla lì. Ok, allora prendo la bottiglia, la lancio lì. Uso il tasto. Ne attiro un altro. In modo totalmente stupido. Prendo la bottiglia. Col tasto CTRL. La lancio qui. Sono pronto. Con le mani nude. Via. Raccolgo il corpo con CTRL sul cadavere in modo che non venga visto e lo lascio qui. Sempre con CTRL mollo il corpo. Perfetto. Dobbiamo ucciderli tutti in silenzio, eh? Quindi tu potresti venire qui. Tu invece, Ewald, prendi. Ci sta benissimo con una live anche questo gioco, devo dire. Adesso vediamo se riesco a fare una tattica tipo così. No, voglio vedere lui. Ok, la visuale è quella. Quindi prendo questo,
che è lì un po' al limite, mi sposto velocemente e butto la bottiglia là nel suo campo visivo, appena appena lì. Ok, ho fatto velocemente, riprendo la bottiglia di nuovo, tanto il corpo lo posso lasciare lì. C'è qualcun altro di là? Sì, ma questi credo che non mi vedano. Sì, no, non dovrebbe essere un gran problema. Allora, tu intanto vieni qua. Tu invece prendi... non me lo cambia così, prendi la bottiglia e lanciala lì. Vai, veloce. Ok, prendo la bottiglia, mi fa sempre comodo. I corpi li possiamo lasciare lì. Ok, siamo andati oltre. Se Ewald ha una bottiglia di riserva nel suo moonshine, può usarla per abbattere due avversari contemporaneamente. Seleziona l'abilità rissa e passa il mouse vicino a due nemici di fronte a Ewald e clicca. Ok, quindi praticamente. Ok, clicco questo e poi lo clicco lì. Via, vediamo. C'è un tizio lassù, ti vedrà. Sono uno scalatore, posso portarlo giù io. Ok, buona fortuna allora. Ok, abbiamo scoperto la peculiarità dell'altro personaggio. Intanto lo sposto qua. Ah no, devo fare per forza Manfred. Arrampicarsi ordina Manfred di arrampicarsi. Basta cliccare sui arrampicanti, ok. Non dovrebbero vederlo perché stanno guardando altrove. Coltello. Ok. Usa rissa su di loro. Ok, quindi prendiamo rissa e lo usiamo su di loro in corsa. Bella stabilità. Q ed E per ruotare, infatti era la domanda che mi stavo per fare, se era possibile ruotare, e direi proprio di sì. Fai scendere Manfred. Un po' scomodo non poterlo usare con il tasto centrale del mouse. Però facciamolo scendere, va. Quello che dice la descrizione del gioco su Steam è il fatto che se si mette male fate fuoco. È una cosa che non era molto incentivata in Commandos, non conveniva, ma qua. Seleziona l'orologio da tasca e lancialo a terra vicino al nemico con il tasto sinistro del mouse. Il carillon dell'orologio di Manfred attirerà il nemico nella sua direzione. Quando il nemico lo raccoglierà, uccidilo, altrimenti convocherà i suoi compagni più vicini per vantarsene. Ah, che spettacolo! Non è banalmente solo un modo per attirare, ma c'è un modo per attirare un nemico, ma anche per attrarne altri. Ok. Ok, lo uccido. Alcune abilità sono più rumorose di altre. Aspetta, fammelo riprendere. Presta attenzione ai loro rispettivi indicatori di rumore. Questo viene mostrato come cerchio rosso bianco quando ci si passa dal mouse sopra l'obiettivo. Sbarazzati di questi due. Il gioco ci sta pienamente dicendo che dovremmo usare. Vediamo un po' se possiamo prendere. No, la bottiglia non la possiamo usare, quindi l'abilità rissa non la possiamo usare. Dobbiamo eliminare quei due lì. Quindi, vediamo un attimo. Qua non ci vede nessuno, quindi tecnicamente potremmo entrare lì tutti e due. Poi, vediamo un po'. No, 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 no. Allora, tu mano su di lui e tu coltello su di lui. Che cacchio. L'abbiamo giocata malissimo questa. Dobbiamo rifarla. Ho sbagliato perché non so come mettere in pausa, mannaggia, e non so neanche se si possa fare, lo stiamo esplorando insieme adesso, quindi allora tu Ciccio, mano su quello e tu coltello sull'altro, è abbastanza in corsa, grazie. No, direi di no. Allora, non ho capito perché. Ah, ho sbagliato tasto, sono un coglione.
Allora, tu ci hanno visto. Ci hanno visto. Ci ha visto questo qua. Mi faccio uccidere perché. Perché siamo stati deficienti qua. Dobbiamo spostarci. Via da lì, per Dio. Allora, tu. Pugno questo. Tu, coltello in corsa, quello. Ok. Ok. Dobbiamo attirare il nemico. Non abbiamo nulla da poter prendere adesso se non i corpi. Quindi ci spostiamo entrambi qui. Qua ci vedono, quindi dobbiamo attirare un nemico lì. Quindi glielo lancio lì. E poi ti rinascondi. Ok. Pronto col coltello. Vediamo. Questo ci ha visto. No, forse no. Ci ha visto, sì. Hanno visto qualcosa. Sì, vabbè. Sono veramente... È intrigante, devo dire. Anche come suono, come sonoro, grafica, carina, senza dubbio. Allora, vediamo un attimo. Tu ti muovi furtivamente e lanci l'orologio là, senza farti vedere però. L'orologio lo lanci là. Poi prendi il coltello. Zitto, zitto, fai silenzio, lo uccidi. Questo ci ha visto. No, non è facile, eh. Non è facile. Allora, attirare un altro. Io me ne frego. Attirarne un altro, io secondo me, io faccio di testa mia. Perché questo qua ci vede. Quindi dobbiamo portarlo fuori dalla visuale. Quindi io lo muovo qua. E lancio l'orologio lì. Dopodiché, adesso lui non è in vista, quindi vado e lo uccido. Quello si volta, mi vede. Sì, perché nel mentre lo uccido faccio casino. Quindi dovrei fare un'uccisione silenziosa. Facciamo la prova. Quindi io mando questo qui, questi due qui. Prendo solo lui. Lancio l'orologio lì, prendo l'altro e lo faccio pestare alle spalle. Vediamo un po' se... Sì, direi di sì, così funziona. Prendi il corpo e buttalo lì. Buttalo, buttalo. Ok, poi torniamo all'altro. Riprendi il tuo orologio. Ah, possiamo prendere anche l'arma. Spettacolo. Fammi un po' vedere. Ma te me lo farà fare dopo. Non posso prenderla l'arma adesso. Me la dà rossa. Interessante perché potremmo poi sparare. Prendo questo e lo lancio là. Non ci hanno visto tutti. Dobbiamo rifare. Perché l'arma non la possiamo ancora prendere. Vediamo se riesco a farlo in corsa e se si volta quell'altro. No, non si volta, sì, ma non ci vede. Ok. Ah no, è partita già la cutscene dopo, ma intanto siamo morti, quindi sì, direi di no. Dobbiamo distrarlo in qualche modo, quindi fatemi pensare. Li metto tutti e due qua. Uso il... lì ci sono bottiglie, eh. Allora, lui non ci vede, però potrei fare... Allora, con lui riprendo l'orologio. Riprendi l'orologio, diventa... si evidenzia. Sì, ma continuo a sbagliare il tasto. Riprendi l'orologio. Ma sei scemo? Prendi l'orologio, ok. Adesso giusto. Ok, l'orologio lo buttiamo qui. Vedete che qua me lo fa buttare, ma... di là, così. Prendo l'altro, mi muovo, dato che non ci vede.
lo picchio senza correre. Ok, adesso arrivano quelli della guardia con i prigionieri e vediamo che succede. Immagino che in missioni più avanzate, avessimo ucciso quelli lì davanti, non sarebbe andata così questa scena. E non avrebbe ucciso tutti qui, se avessi ucciso quei due guardie lì. Comunque, intanto, questo non stai lì. Riprendi il tuo orologio. Prendi il tuo orologio. Ah, non è lui. Infatti devo mandare l'altro, perché non possono prendere oggetti che non sono loro. Quindi con lui invece posso prendere la bottiglia. Ora, avendo preso la bottiglia, posso usare questa abilità qui che me li fa uccidere entrambi, immagino. Quindi via. Via, nasconditi. Prendi un'altra bottiglia, non ne abbiamo più. E, beh, a sto punto, scusate, andiamo avanti, tutti e due. Non ce ne sono altri, ci muoviamo qui molto silenziosamente con tutti e due. E tu col coltellino uccidi il tizio qui. Ok. Manfred può distrarre i nemici fischiando. Quando sentono un fischio andranno a controllare la fonte del rumore. Ok, quindi ci mettiamo qui. Attira le guardie con un fischietto. Ok, quindi tu stai nascosto, immagino. Allora, Manfred fischia. No! Dai lì e fischia, fischia qui. No, non ci ha sentito. Attira le guardie con un fischietto. Ok, dai. Sì, è un'abilità che deve ricaricarsi. Tanto, avvoltiamo la visuale così magari abbiamo più chiara la cosa. Dai, adesso appena... Quello mi ha sentito. No, quando ci beccano non siamo più così efficaci, devo dire. Molto bella anche la mappa sotto, che si può dezoomare. Molto interessante. Il gioco è davvero, davvero molto interessante. Siamo quasi arrivati alla possibilità di cambiarci gli abiti. Devo capire perché lui... No, allora tu stai qui. Non mi piace il fatto che sia tutto guidato, ma è il tutorial, perché poi voglio agire per conto mio. Attiriamo col fischietto. Ok, stiamo pronti ad accoglierlo. Poi devo capire come si mette in pausa, magari. Ok, la finirete di là. Ok, dobbiamo tirarne un altro fischio. Sto pronto col coltello. Poi lui è arrivato, ha visto i corpi degli amici e quindi a sto punto finisce anche lui di preoccuparsi. Ora abbiamo due guardie che ci separano dai nostri vestiti per poterci mimetizzare. Quindi, modalità, eccola qui che è arrivata finalmente. In modalità pianificazione è possibile mettere in coda un'azione per eroe ed eseguirla allo stesso tempo. Per attivare la modalità pianificazione, premere Tab, selezionare l'abilità di ogni eroe e fare il doppio clic sul nemico. L'eroe correrà e commetterà l'azione, premi Enter per eseguire il piano. Quindi, premo Tab, che tecnicamente... Vabbè, sì, poi ci sono anche i tasti volendo. Tab, allora... Tu prendi il coltello e attacchi lui. Uno dei due. Lui. Poi tu prendi questa e attacchi l'altro. E poi invio per metterla in pratica. Molto bene. Abbiamo chiarito l'ultimo dubbio che avevamo su... No. È un po' ostico il sistema perché non si... Avrei preferito il contrario, cioè agire col tasto destro e selezionare col sinistro è il contrario, però va bene. Allora, control, prendi.
poi tu vai. Cambiati i vestiti. Sarebbe bello avere anche un po' di potenza di fuoco. Prenderemo in prestito le armi di Ivan. Ogni eroe preferisce un tipo diverso di arma. Usa control e ordini ai tuoi uomini di scegliere l'arma che preferiscono. Sì, dove sono? Ottieni MP5, MP40 per Edward. Capire dove sono le armi, però. Ah, ok. Ottieni Mauser. Come faccio? Ewald. Ci sarà qualche arma qui? Sì. Prendila. Lui la può prendere. Ok, con un 32 colpi su 96. Mentre Manfred può prendere Mauser, che dovrebbe essere un fucile. Ok, prendila. Adesso poi ce ne andiamo. Lui ha preso 5 colpi. Non può prenderne altri? Più colpi? Abbiamo solo 5 colpi, ma vabbè. Niente, dai. Andiamo. Vieni qui. No, tutti e due. Ok, dobbiamo andare di là, eh. La moto è lì. Quindi non abbiamo tanti colpi, però vabbè, andiamo avanti. Trova il modo di eliminarlo. Potresti imbatterti in varie... Siano un coglione. Fuggite, sciocchi. Sì, siamo morti, ma va bene. È la fiera della prova questa partita. Ok, abbiamo le armi di entrambi. L'unico dubbio, appunto, è... Non può prendersi qualche altra arma lui? Cioè, non c'è un altro fucile, giusto per dargli qualche colpo in più, perché ha solo 5 colpi. Sì, vediamo se può. Vediamo. Tu. Prendi l'arma qua. Ah no, non può, perché può prenderla solo l'altro. Bella questa cosa dove devo esaminarmi tutta la zona. Vabbè, intanto selezioniamo entrambi e li facciamo venire. Ci aveva visto sto tizio qui, eh. Quindi dobbiamo attirarlo in qualche modo qui. Intanto voi due vi mettete tutti e due qua, per favore. Tu vieni qua. C'è questa guardia qua che ci vede. Quindi butta questo. Aspetta. Non voglio fare cavolate. Fammi vedere dove vede lui. Ok, quindi lui vede questo. Quindi lo butti lì. No, mamma mia. Ok, lo ha visto. Ma in teoria dovrebbe vederlo. Ma non lo vede. Vabbè, facciamo così. Tu vieni qua e poi gli spari. Ok, ci hanno sentito. Ok, ci mette un po' a ricaricare. Spara anche a lui. E no, direi che non è il metodo giusto questo. Si va a sperimentare, perché poi è un gioco che, se vi piace, vi può far fare diversi esperimenti, impegnarvi diverse ore. Quindi io adesso mi metto qui, mi faccio vedere e poi vado via. Vediamo se ci... No, ha già chiamato i rinforzi, quindi dobbiamo ricominciare. Allora, vediamo un po'. Il tizio vede lì costantemente. Il problema è che lui... No, voglio solo Manfred. Se si muove basso, veniamo visti, sì. Sì, poi lui spara e... L'orologio non funziona.
Non funziona perché lui ci vede comunque. Quindi potremmo agire al contrario. Dato che questo sembra un vicolo cieco, potremmo prendere al contrario la zona qua. Vediamo un po'. Lui ci dice, trova il modo di... dobbiamo lasciargli l'orologio, per forza di cose. Possiamo andare qua. E qua notiamo che ci sono delle liane, ma non possiamo andarci su. Dobbiamo trovare il modo di eliminarlo. Quindi... Ah, ma il fischio! È vero, è vero, è vero, è vero. Giusto? Non pirla. C'è il fischio. Attiriamolo con il fischio, no? Giustamente, non ci avevo pensato. Magari voi l'avete pensato. Fammelo attirare qua. Ok, mettiti lì adesso. Pronto col coltello, via. Ok, eliminato. Ora tu vai e riprendi l'orologio. Tutti e due vi muovete qua adesso. Questo è isolato, quindi facciamo il fischio. Dovrebbe fischiare da qui, però lo vede. Adesso fatemi vedere lui cosa vede. Lui vede tutto. Però se andiamo di qua, c'è qualcosa qua che possiamo prendere, con cui possiamo interagire? No, al momento no. Però se tu che fai il fischio, che sei Manfred, vieni qui, riesci a fare il fischio per farglielo sentire? Sì, direi di sì. Anzi no, dovresti metterti lì, e quindi no. Però puoi lanciare l'orologio qui? Ma no. No, non funziona. Facciamo un'altra prova allora. Se tu fischi da qui, lo sente lui? Sì. Ok. Sta arrivando. Sta arrivando. Fa il giro. No, non ci vede. È coperto adesso. Ha preso l'orologio. Puoi rifischiare. Ok. Ok, si era preso anche il mio orologio, ma adesso me lo restituisce. Grazie. Perfetto, abbiamo fatto un po' di casino, ma va bene. Adesso. Ah, comoda questa cosa. Senza puntare possiamo scegliere tenendo premuto, va bene. Taglia la recinzione. Ok, dobbiamo... diciamo che è interessante la cosa, perché dobbiamo fare ancora un bel giro lungo e dobbiamo eliminare quello lì. Il problema è che non ho la minima idea di come fare ad arrivarci fin là. Quindi bisogna tagliare per questa recinzione qua e poi fuggire. Quindi tecnicamente dovremmo passare da qua, passare di là, uccidere tutti e fuggire. Allora, vediamo un po' i collezionabili. Tutte le cose che abbiamo trovato, di storia, lettere, volantini, manifesti. Molto interessante, molto bella la cura storica. Volevo vedere un'altra cosa. I diari di guerra, tutti quelli che abbiamo trovato, ma non ce ne sono. La possibilità di salvare, quindi salviamolo. Salviamo la partita. Fatemi sapere quanto avete visto finora, perché il gioco è veramente intrigante. Se poi volete vedere nuovi come prosegue, come finisce questa prima missione. Il gioco è senz'altro una sorpresa, perché non lo conoscevo, l'ho scoperto per caso e devo dire che in questo periodo avere un bel tattico così sulla guerra mondiale non è male, che denota comunque, per quanto magari le mini storie siano di fantasia, gli eventi tutto intorno sono reali e quindi può essere una buona occasione per imparare parte della nostra storia. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e alla prossima. E ciao ciao!